Ehi là? Oh, no, tranquillo, continua a fare ciò che facevi. Insomma, non preoccuparti. Devi solo ascoltarmi. Come stai? Ti vedo un po' giù, mi dispiace. Sarà perché hai avuto una brutta giornata, ma... Ehi, può succedere. In fondo siamo esseri umani, no? O forse... Beh, forse ti stai lamentando di quanto il mondo sia ingiusto con te. Ti sei accorto di essere uno tra i tanti e questo ti rende infelice. In tal caso mi dispiace comunque. Ma dove credi di andare? E dico in generale, perché senza offesa, sembra che tu stia fermo nella stessa posizione da quando sei nato. Non hai ancora viaggiato sul serio. Hai sempre fatto le solite vacanze con gli amici verso mete fin troppo comuni. Magari anche lontano da casa, ma nonostante ciò, non sai quello che la tua città avrebbe da offrirti se solo avresti gli occhi. Non hai mai intrapreso un'avventura. Hai fatto sempre solo da spettatore. E questo comunque non fa di te una persona intraprendente. Continua a guardare perché sto parlando con te. Ma che pensi di fare? Con tutte le infinite possibilità che la società ti propone, potresti continuare gli studi, ottenere un lavoro, o magari eccellere in uno sport, o concentrarti sui tuoi progetti e portarli a termine una volta per tutte. C'è tutto un mondo là fuori e prima o poi dovrai farne parte. Ma a quanto pare, ritieni che sia meglio procrastinare, rimandare tutto a domani. Non perché non hai paura di essere giudicato, ma perché sei fatto così e non intendi cambiare le tue abitudini. Ma chi credi di essere? Fermati, ma che stai aspettando? Perdi tempo a guardare i passi di chi ti ha superato e a sfottere chi è rimasto alla linea di partenza e per cosa? Per non accettare un confronto diretto e ascoltare solo le tue opinioni. Pretendi che tutti sappiano quanto tu sia diverso da loro e ti preoccupi del tuo futuro, senza badare a ciò che sei nel presente. E intanto attendi che il Dio in cui credi ti dia la forza di affrontare le giornate e sorridere come se nulla fosse. Ma questo tuo menefreghismo non ti salverà. La solitudine e l'ignoranza sono i risultati di una vita senza sforzi. Questa vita. Se è ciò che vuoi, incassa il colpo e non lamentarti. Altrimenti la scelta è tua. Tu decidi il percorso e con chi intraprenderlo. E dovunque andrai, qualunque cosa farai, chiunque sarai, non dimenticare mai le tue origini, da dove hai iniziato e come sei andato avanti. Ora rispondimi. Come stai?